ogni giorno io appena ho qualcosa in mente cerco subito su internet, ovviamente il primo risultato che mi esce è Wikipedia, quindi come prima fonte per avere un'idea del concetto e iniziare un piccolo approfondimento utilizzo Wikipedia giornalmente. Sì, mi capita spesso di leggere, soprattutto quando studio, non so se mi incuriosisce un termine, lo posso cercare su Wikipedia in un tempo relativamente breve, rispetto a, non lo so, andare in biblioteca, cercare un libro, documentarmi su un termine, posso semplicemente cercarlo su Wikipedia e in pochi secondi posso avere quel tipo di conoscenza. Sì, consulto spesso Wikipedia per qualsiasi informazione, anche a titolo di banali curiosità, anche perché riesco a trovare tutto, quasi. Sì, allora alcune volte l'ho premuto per sbaglio e sono subito tornato indietro perché avevo un po' di paura, di ansia di quello che potesse comportare. Altre volte avevo provato a modificare qualcosa, ma poi mi sono reso conto di non avere le fonti necessarie, quindi poi ho cancellato tutto. E quindi finalmente con questo corso sono riuscito a modificare una voce, avendo prima appreso come farlo, quindi tutto il concetto sulle fonti, la verificabilità, tutte queste cose qua, e quindi sono molto soddisfatto del mio risultato e anche perché ho potuto contribuire a qualcosa che tutti possono poi leggere. Sì, l'avevo già premuto, ma sempre per apportare modifiche minori. Sì, ho modificato più volte alcuni testi che ho trovato su Wikipedia perché contenevano informazioni sbagliate, l'ho utilizzata molto soprattutto per le ricerche in ambito matematico sugli argomenti che studio, ho trovato molte formule che mi servivano che erano sbagliate o addirittura scambiate, quindi nomi di formule applicate ad altre formule. E quindi ho provveduto a sistemare e modificare le voci. Ho lavorato su due voci diverse, sulla voce riflettanza e sulla voce trasmittanza, che sono due voci che parlano di proprietà fisiche di materiali. Ho lavorato sulla pagina dei polimeri, c'era da fare una revisione, soprattutto in base sulla parte della stereometria e delle proprietà meccaniche, abbiamo fatto delle aggiunte, abbiamo revisionato un po' le informazioni che erano già presenti. Ho capito bene come innanzitutto è strutturato Wikipedia, quali sono i cinque pilastri di Wikipedia. Mi è interessato molto il fatto che la community valuti ogni argomento e quindi non c'è un giudice fisso, ma comunque ogni persona può valutare quello che gli altri hanno scritto. Visto che ho consultato spesso il sito, ho imparato che cosa ci fosse dietro alla creazione delle voci e il fatto mi incuriosiva abbastanza, infatti è stato uno dei motivi che mi ha portato a iscrivermi al corso e ho imparato a modificare le voci, a utilizzare tutti i vari bottoni che mette a disposizione Wikipedia, come appunto il Visual Editor, il Wikitesto, ho imparato a inserire delle immagini tramite Wikicommons e ho scoperto come inserire le note, citazioni e quanto è importante il diritto d'autore, che prima di iscrivermi a questo corso trascuravo un po'. Grazie a questo corso ho imparato come inserire correttamente le voci in un'enciclopedia e quanto sia interessante comunque far parte di una community così grande. La cosa più che difficile, io ritengo più lunga e insomma che prende più tempo, è la ricerca bibliografica, per cui la ricerca di fonti che possano poi dare dei riferimenti nella stesura della voce, e anche la parte in cui bisogna avere familiarità col modo di con la formattazione della pagina di Wikipedia, per cui l'inserimento di link ad altre voci piuttosto che l'ordine in cui mettere le note o i riferimenti bibliografici. Però ovviamente sono cose che non sono impossibili, basta soltanto perderci un po' di tempo e chiunque secondo me può farlo. Andare a scavare per trovare quelle informazioni per completare, diciamo, la pagina, quindi a documentarsi e anche cercare di trovare delle fonti per verificare quello che era già presente nella pagina. Ciò che mi è piaciuto di più sicuramente è stato capire cosa c'è alla base di questo sito che comunque spesso utilizzo nella mia vita, ho già utilizzato, quindi anche capire qual è il meccanismo, come si struttura una voce, come poterla migliorare, come poter contribuire mi è molto piaciuto.
molto piaciuto, quindi sono stata contenta di aver partecipato, quindi di aver imparato una cosa in più. Per lavorare con gli strumenti che Wikipedia ti offre, quindi ad esempio i template o la facilità con la quale si possono aggiungere le note, cose di questo tipo, io non avevo idea di come funzionasse prima. E devo dire che è stato anche abbastanza divertente, una volta raccolte tutte le informazioni, inserirle con queste metodologie differenti, ma molto funzionali. Secondo me uno studente universitario dovrebbe contribuire, perché qua all'università abbiamo l'opportunità di imparare molte cose a livello molto approfondito e può essere molto utile per altri nostri coetanei o anche altre persone più grandi o più piccole, semplicemente che vogliono avere un'idea di quello che si studia o di quello che può essere la scienza o altri argomenti, comunque poter avere a che fare con degli articoli ben fatti da persone che hanno studiato queste cose e quindi non sono solo più opinioni ma sono cose studiate e verificate. Perché uno studente universitario ha a disposizione una conoscenza più approfondita di argomenti scientifici che normalmente non sono di pubblico dominio e ha a disposizione al momento dei testi di comprovato valore scientifico su cui basarsi per arricchire le voci.